ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale con X Factor. Porca miseria. Bastardi. Bastardi. Oggi il visello, ancora. Ancora, è sempre vedere. Mio. Cosa fa vedere? Il tè fam. Che non è il tè della fame. De. È il de fam. Il liquido del famoso gruppo Facebook Svapo Family. Capitanato da Stefanone. Stefano Porcelli. Ciao Stefanone. Ciao Stefano. Ciao Steu. Allora, questo è, usatelo, sì, ormai sono già mezza boccetta, sì. È una, allora, torta di pere al cioccolato. Potrebbe anche essere. Dovrebbe ricordare una torta pere al cioccolato, però è pera e cioccolato. Quindi cacao e pera. Sì, matura. Cacao, allora, lì c'è scritto che dovrebbe ricordare una torta pere al cioccolato, però poi dopo c'è scritto che è pera matura e amarezza del cacao. La dolcezza della pera matura e l'amarezza del cacao. L'olfatto della pera matura si sente bene, poi vi arriva. C'è l'olfatto della pera. E vi arriva il cioccolato. Allora, stiamo svapando sul Rabbit. Dead Rabbit SE. Io sì, devo dire che la pera matura è dolce, si sente. E per quanto mi riguarda, il cacao è presente, ma non è un cacao amaro, è un cacao miscelato alla pera dolce, quindi diventa come una crema. Buono. E a me piace, è piaciuto molto, e gli do un bel 8,5 perché devo ancora provarlo su qualche altro sistema. Per ora su questo rende molto. Visto la passione per il cloud per Stefano Porcelli, ho pensato di provarlo in cloud spinto, perché in flavor non credo che possa. E poi c'è il cioccolato. Essendoci il cioccolato bisogna spingerlo. Adesso c'è una 0,14 a 105 watt. E a me piace. Buono, 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 perché si sente proprio questo bel cioccolato, anche cremoso, con la pera. Buono, buono, buono. Mi do un bel 9, mi piace. Cosa che senti tu? La pera dolce accompagnata da un cioccolato, ma non un cacao. Per me è più un cioccolato. E tu? Cioccolato. E poi pera. E tu? Il mango. Tu? Mango? Mango e papaya. Sento solo cacao. La pera c'è, devi. È in aspirazione. In aspirazione c'è la pera. E poi ti rimane il dolcino del cacao in sottofondo. Sento solo cacao. Vabbè, le papille gustative sono. Porca miseria, cioè mi dispiace un po' perché la pera mi piace. La svapata. Anche mangiata, certo. Sì, sì, sì. Anche bevuta volendo. Però, sì. Non lo so sinceramente, ma solo cacao, ma sì, buono, però vabbè, tu non dai, è nelle mie corde. Dai il tuo giudizio, solo cacao. Cacao? 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 6,5. Ok, non lo prenderai mai, ecco, su un altro atomizzatore, magari a me rende un po' di più la pera. Qua sento solo cacao, meravigliato. Buon cacao però, però boh, non so. Io l'aspirazione la pera la sento, certo, è coperta poi da cioccolato. Per me, se tu la senti, io mi affido a te e dico che per me il cacao proprio copre totalmente la pera, se c'è. Io la pera non la sento. Sì, io la pera la sento. La percepisci in aspirazione. È una pera matura, ma non estremamente dolce, che si amalgama bene col cioccolato. Mi raccomando, seguiteci su tutti i social. Come al solito. Non sto neanche più a elencare quali, perché ormai li conoscete. No. Ci vediamo al prossimo video con l'ultima svapata del visello. Sì, però non si sa qual è. Non si sa qual è. Va bene, ciao.